Buonasera, siamo a Ortona in compagnia di Angelo Di Nardo, consigliere comunale dell'opposizione, capogruppo di Fratelli d'Italia. Dimissione del sindaco Castiglione. Una sua opinione, un suo giudizio? Beh, oggi abbiamo avuto questa notizia improvvisa, anche se diciamo non mi meraviglia. Noi avevamo ampiamente raccontato alla città le difficoltà che avrebbe incontrato riconfermando un sindaco con questa coalizione. Oggi diciamo che la città di Ortona ha subito l'ennesimo schiaffo, perché rimarrà per 20 giorni in attesa di conoscere quali sono le reali intenzioni di questo sindaco, della sua giunta e di una maggioranza che ormai ha sempre più difficoltà ad andare avanti. Quindi io spero che questo sia almeno il gesto di responsabilità che abbia portato a dire andiamo a nuove elezioni e che non ci siano ripensamenti e addirittura con diciamo un andare avanti zoppicando che potrebbe solo danneggiare ulteriormente Ortona. Lei, congiuntamente con le opposizioni, è stato evocato insomma, degli interessi da chiarire perlomeno. Questi interessi riguardano anche la città, avete chiesto un consiglio comunale straordinario. A suo giudizio, quali interessi ha un'amministrazione a portare avanti progetti di privati poi sostanzialmente? Beh, questa è una bella domanda, perché andrebbe chiesto al nostro primo cittadino come mai abbia ritenuto opportuno mantenere questo atteggiamento, diciamo prudente, ma secondo me è un atteggiamento di chi non sa che posizioni prendere, perché effettivamente è stata caratterizzata in questi anni l'amministrazione da situazioni dove occorreva prendere una decisione ma non è stata presa né dal punto di vista politico né dal punto di vista amministrativo. Ci riferiamo al parco? Stiamo parlando ovviamente del progetto del Parco Marino Solare, di questa concessione demaniale marittima, dove noi come opposizione abbiamo presentato insieme tutti e sei delle osservazioni alla Capitaneria di Porto che rappresentano delle criticità necessarie da depositare in questa fase, proprio perché siamo nella parte preliminare, quindi in attesa del progetto esecutivo che verrà sicuramente modificato, speriamo, sulla base di quelle che sono state le nostre osservazioni e su cui non abbiamo capito questa maggioranza come intende comportarsi. Infine bisogna aspettare questi 20 giorni. Lei che, come dire, che idea si è fatta? Insomma, può essere una trovata un po' folcloristica del primo cittadino oppure una cosa seria? Allora, i problemi ci sono, lo abbiamo visto sin dall'inizio, abbiamo anche noi presentato delle mozioni, spesso ci siamo trovati di fronte a un consiglio comunale che ha sfiduciato assessore e sindaco, quindi abbiamo visto dall'inizio che c'erano delle difficoltà. Io spero però che queste difficoltà non risiedano invece in altre situazioni e non sia anche l'alibi a risposte che la città sta aspettando. Ci sono cantieri fermi, ricordiamolo, abbiamo una via verde da completare, il sindaco stesso oggi ha ammesso che ci sono delle cose che sono rimaste appese, quindi non vorrei che questa sia, diciamo, un po' una scusa anche per le manchevolezze dove oggi la maggioranza e questa amministrazione sono latitanti.